Buona giornata, carissimi amici. Ci troviamo a Gemona del Friuli e quest'anno, in questo periodo natalizio, diciamo in questi ultimi giorni dell'anno 2021, ecco, c'era un'iniziativa particolare per ricordare il sommo poeta Dante Alighieri nel centenario, come sappiamo. E c'è questa iniziativa molto bella. E proprio qui, davanti all'antica chiesa della Madonna delle Grazie, hanno voluto rappresentare in questo, che è quello che rimane, diciamo, dopo la distruzione del terremoto del 76, non è stata ricostruita la chiesa, ma è rimasta così. E quello che rimane, diciamo, hanno voluto ricordare la facciata, la scalinata. Ecco, allora, dicevo, questa iniziativa particolare per ricordare il grande poeta, Divina Commedia. Ecco, vedete qui sulla gradinata sono indicate le parole del Cantico dell'Inferno 111 con queste parole: la terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la quale mi vinse ciascun sentimento. E caddi come l'uom cui sonno piglia. Ecco, Inferno 111, 133, 136. E qui davanti, vicino a questi splendidi fiori, rose e garofani, c'è la porta con la famosa frase: lasciate ogni speranza voi chi entrate. Ed ecco la porta per entrare. La porta ricoperta con queste tende oscure. E noi ci prepariamo ad entrare. E uscimmo a rivedere le stelle. Ed entrati in questo luogo, in questa zona, si sente questa musica, questa voce. Ascoltiamo. Or vo che sappi che l'altra fiata, chi discesi qua giù nel basso inferno, questa roccia non era ancor cascata, ma certo poco pria, se ben discerno, che venisse colui che la gran preda levò a dite del cerchio superno, da tutte parti l'alta valle feda tremò, sì ch'i pensai che l'universo sentisse amor, per lo quale chi creda più volte il mondo in caosso converso, e in quel punto questa vecchia roccia qui e altrove tal fece riverso. Thank you.
Per concludere, carissimi amici, sono avvicinato verso il fondo dell'ex chiesa Santa Maria delle Grazie, dove alcuni giorni fa i bambini della scuola materna hanno fatto una piccola recita ed è rimasto qui questo presepe molto bello, fatto da loro, dagli insegnanti. Ecco allora, da questo luogo così particolare, che ricorda il grande poeta Dante Alighieri, e il ricordo anche di questa ex chiesa abbattuta dal terremoto del 76. Ecco, un saluto da Gemona del Friuli a tutti voi, a nome anche dei miei confratelli stimatini, padre Giuliano, padre Luigi e tutti noi di Gemona. Ecco, vi auguriamo una buona fine di questo anno e l'inizio gioioso, pieno di speranza del 2022. Tanti auguri, buona giornata.